Oggi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo all'interno del PD che domenica si appresta a vivere la sua assemblea. Facciamo tutto questo in compagnia di un ospite autorevole, l'europarlamentare Elena Gentile. Bentornata nei nostri studi. Grazie ancora una volta per l'invito. L'assemblea sarà il momento della riconciliazione domenica o sarà la rottura definitiva? Ma ho appena firmato un appello che parte da Bruxelles e che rappresenta il sentimento diffuso della compagine parlamentare del Partito Democratico in seno a quell'assemblea. Un appello accorato che invita i dissidenti, tra virgolette, ad abbassare la guardia, a considerare il particolare momento in cui l'Europa versa, un'Europa azzannata dai populismi, dai nazionalismi, un'Europa sotto schiaffo da un'America trumpista sempre più aggressiva, da una Russia sempre più invadente, ferita da focolai di guerra che ledono in maniera rilevante anche gli assetti politici del continente, che si sforza di costruire una risposta umanitaria dentro il grande dramma dell'immigrazione. Insomma, un'Europa che sta cominciando a risalire la china, che mostra finalmente per davvero una rimonta positiva in termini di crescita e di sviluppo e che ha bisogno di un paese, mi riferisco ovviamente al nostro, forte, autorevole, con un governo altrettanto forte e autorevole, con un partito che abbia una guida solida, capace di intercettare il mondo che cambia, abbandonando nostalgie del passato, ma guardando al futuro dentro la cornice di ideali, di valori che noi da sempre abbiamo predicato. Quindi secondo lei non ci sarà la scissione? No, io temo che la scissione ormai sia già consumata, è in atto già. Nelle stanze, nei luoghi, tra virgolette, del dissenso. Oggi, domani a Roma si consumerà un ulteriore momento di confronto e di riflessione tra pezzi del partito che si sono ritrovati dentro la logica dell'abbattimento, diciamo, violento dell'attuale leadership. Rossi, Speranza e anche il presidente della Regione Puglia domani si ritroveranno per decidere se rimanere in un partito che è nato per coltivare le differenze o creare un altro movimento. Un altro partito, ma la storia li condanna all'emarginazione e alla dissoluzione. Ecco, onorevole Gentile, la successione di Renzi, si sono candidati appunto i nomi che lei ha fatto poc'anzi, Rossi, Speranza ed Emiliano. Un sondaggio dell'Istituto Piepoli proprio di questa mattina dice che Emiliano è al 56% e Renzi è al 52%. Ma io, come dire, prendo sempre con grande cautela il ritorno dei sondaggi. Peraltro nel recente passato abbiamo verificato quanto siano, diciamo, molto spesso lontani dalla realtà. È chiaro che questo dato potrebbe essere anche il risultato della sovraesposizione del presidente della Regione Puglia che, come dire, da mani a sera campeggia sugli schermi lanciando anche segnali, come dire, molto lontani dall'obiettivo che è quello della riconciliazione e della discussione condivisa su quale paese dobbiamo promuovere e costruire. Anche utilizzando frasi, giudizi per davvero offensivi di una comunità, quella dei democratici e delle democratiche, che sicuramente non è solo fatta da pretorieri e banchieri, ma è fatta anche da tanta gente comune, gente semplice che vuole, come dire, intravedere in questo partito uno strumento per migliorare la propria qualità della vita. A proposito di Emiliano, ha letto le dichiarazioni di Dino Marino? Ieri sera ha detto che il PD in Puglia, in provincia di Foggia, è schiacciato da Emiliano e soprattutto dai dirigenti foggiani che... Marino ha perfettamente ragione. Se il modello proposto da Emiliano
per il governo del partito a livello nazionale è identico, sovrapponibile al suo modello pugliese, siamo per davvero lontani dall'idea di un partito che si apre, ma che, come dire, anche seleziona le interlocuzioni. Se dovessimo ridecifrare il percorso che lo ha portato a presiedere la Regione Puglia con le sue mitiche liste civiche, e ci accorgiamo immediatamente che quelle liste civiche non rappresentano pezzi di società, ma pezzi di ceto politico che io amo definire transumante. Se questo è il modello, slabbrare il Partito Democratico, asservire i suoi dirigenti ad un modello che non è il modello che piace agli elettori e alle elettrici, non andremo da nessuna parte. Dopo aver distrutto il Partito Democratico in Puglia, ma soprattutto in provincia di Foggia, e come dire, le tracce di questo sono sufficientemente evidenti, basti pensare a quello che è accaduto a San Severo, basti pensare a quello che è accaduto nella precedente tornata elettorale in amministrazione provinciale, a quello che temo accadrà in questa tornata elettorale. È chiaro che il PD rischia di rimanere fuori, pur avendo tagliato per primo il nastro dell'ultima, diciamo, elezione, seppur indiretta, ma comunque rappresentativa, no, di un'opinione, di un sentimento, e sicuramente, diciamo, queste non sono le scelte di un personaggio che vuole addirittura candidarsi con autorevolezza alla guida del Partito Nazionale. Cosa sarà il PD con Emiliano? Perfetto. Un arcipelago, diciamo, di identità lontane dalla nostra cultura, così non va. Senta Gentile, è vero che lei con Dino Marino e con Angelo Riccardi sta costruendo un asse per scavalcare il piemontese alla segreteria del PD provinciale? Ma noi andremo a congresso, perché se è vero come è vero che si apriranno i percorsi per giungere al congresso nazionale, noi dovremo celebrare i congressi regionali, provinciali e cittadini del partito. Io penso che, diciamo, per la prima volta dovremo mettere al centro la politica, il destino di questo territorio, così, diciamo, asfitticamente costruito su interessi, diciamo, di bassissimo profilo. Piemontese deve innanzitutto fare i conti con la sua incompatibilità. Se Emiliano minaccia le carte bollate per chiedere il congresso, noi potremmo sottolineare con molta pacatezza e gentilezza che Raffaele Piemontese è incompatibile da statuto. E allora altre carte bollate, altri contenziosi? Non penso che questo sia l'obiettivo, diciamo, di un confronto sereno, duro, sul futuro del partito. Tempo scaduto, però mi deve rispondere in 20 secondi a questa mia ultimissima domanda. Alla provincia Miglio eleggerà vicepresidente un rappresentante del PD, Riccardi, o si darà la fiducia a Cusmai? Ma io, se potessi dirla tutta e fino in fondo, questa mattina confermerei, diciamo, la mia impressione, che non è solo la mia. Miglio risponde ad alcune logiche che sono quelle, diciamo, della visione di territorio di Emiliano, ed Emiliano sicuramente vorrà riconfermare un vicepresidente, diciamo, nell'alveo della lista di capitanata civica. A dimostrazione che Emiliano ha più riferimenti con i civici in capitanata che con certamente, lo stesso PD. Durante un ultimo incontro che io ho seguito in televisione, si rivolse alla platea dei civici dicendo: questo è il mio popolo. Basta così. Grazie all'onorevole Elena Gentile, grazie anche a voi che ci avete seguito, buona giornata.